Massimo Cotto, per te è un'abitudine venire qui a preparare questi ragazzi. È una meravigliosa abitudine che spero duri ancora un po', nel senso che la cosa più bella è vedere ragazzi che si presentano in maniera pura e incorrotta, non che poi ci sia la corruzione economica, però fatalmente dopo un po' tu avverti la pressione, invece questo è il momento in cui c'è l'incoscienza, c'è molta paura da parte loro di non essere all'altezza, però hanno questa meravigliosa purezza d'animo che rende unici questi momenti. Che incanta. Che edizione è la tua? Oh, dunque, ho iniziato nel 2008, non le conto tutte perché un po', sai, sì, più le conti un po' come vedere tuo figlio che cresce, dice quanto stai diventando vecchio. Comunque sono parecchie. Senti, hai notato qualche cambiamento soprattutto tra i giovani proprio per quello che hai detto prima? I giovani oggi sono più preparati perché studiano, mentre un tempo c'era la consapevolezza, probabilmente sbagliata, che si poteva andare avanti anche senza avere i rudimenti del mestiere, cioè quindi improvvisando, essendo così a prepararsi da soli. Oggi vedo che invece sono ragazzi che hanno studiato musica e che poi provano, una volta imparate le cose basilari, a inventare, come i pittori che prima provano a copiare e poi diventano originali. C'è sempre spazio per i cantautori oppure è cambiato questo genere di rap, questi ragazzi che si svegliano, che hanno qualcosa da dire veramente, però altri invece ci marciano un pochino? Bisogna capire che significato dare al termine cantautore, nel senso che in questo secondo me rientrano anche i nuovi linguaggi e nei nuovi linguaggi ci sono anche i rapper. Come sempre in tutti i generi musicali ci sono quelli che ci marciano e quelli che invece sono onesti. Bisogna saper distinguere, perché se mandiamo avanti solo quelli che ci marciano poi è come una mela che alla fine rovina anche le altre. Senti, quanti sono gli iscritti di quest'anno? Per ora sono 600, ma le iscrizioni sono aperte, quindi diventeranno ancora di più, quindi è un numero pazzesco. Perché poi quello che noi vogliamo dare a Sanremo non è giustamente il sogno, sono due ragazzi che possono partecipare al Festival di Sanremo e che sia anche il vincitore stesso del Festival, ma quello che noi vi auguriamo è quello di avere nella nostra città un'esperienza che possiate tornare a casa con qualcosa in più. Questa è la cosa, secondo me, è la vera vittoria di questa esperienza, perché purtroppo i posti sono solo due e sarà molto complesso tutto il percorso. Ma veramente l'augurio che faccio, e cerchiamo tutti di lavorare giorno dopo giorno, è per darvi un qualche cosa che possiate tornare a casa a dire: non è stato tempo perso, ho assimilato nel mio percorso qualcosa che non dimenticherò e che mi è servito per la mia crescita. Questo credo che sia da parte nostra l'obiettivo. Dall'altro canto devo dirvi che in questi mesi con Livio e con tutti gli amici abbiamo lavorato, ma soprattutto il punto era di mantenere questo format gratuito. Io credo che la musica deve essere libera, gratuita, non far pagare dei ragazzi per venire a Sanremo è un qualche cosa che mi ha sempre messo nei primi anni anche in difficoltà, perché so anche le spese che ci sono ad affrontare questo, non è solo il costo dell'iscrizione. Ci sono tante cose che mi verrebbe da così, anche perché è una cosa ufficiosa, mi piace essere qua con voi e parlare. Io l'augurio che faccio di tutti oggi 600 iscritti, 700 ragazzi, mi auguro che ne arriveranno altri, è veramente quello di trascorrere un'esperienza che sia un'esperienza costruttiva per la vostra formazione, perché sicuramente la scelta che avete fatto è una scelta difficilissima, che non può essere che armata da tanta passione e voglia, e di non mollare mai, perché ognuno nella propria esperienza personale, nel proprio campo, purtroppo è complicato, è difficile, soprattutto nel vostro c'è una concorrenza spietata. Quello che io mi auguro è che questo percorso di Sanremo rimanga un percorso trasparente, un percorso sano e soprattutto che possiate anche tornare, ripensare a questo momento e dire: vabbè, non sono andato al festival, però è stata un'esperienza che per me è stata costruttiva e importante per la mia carriera. Credo che questo sia in primis l'augurio che faccio a tutti noi, e dobbiamo lavorare sempre più in questa maniera, perché noi siamo il Comune di Sanremo. Il Comune di Sanremo non è solo un auspicio, deve essere la trasparenza, deve essere questo. E questo assolutamente non saremo molto severi, saremo molto vigili che tutto si svolga nel migliore dei modi. Grazie a tutti, un abbraccio, veramente state... Come ti chiami? Gianmarco Gridelli. Da dove arrivi?
Vengo da Rocca di Papa in provincia di Roma. Sei un cantautore? Sì, e porterò un mio inedito, sì, scritto da me. E... come si intitola? Si intitola Ti porto con me. E cos'è? Folle, amoroso? Com'è? Che tipo è? Rock? Amoroso, tutto è nato una sera che ovviamente il mio amore è un amore a distanza. Io ero da solo in una stanza, in camera. Ho preso la chitarra e ho provato a comporre qualcosa, sì. Che bello vedervi. Questa è la prima. Che bello vedere tutte queste diversità, tutte queste capigliature, tutti questi occhi, tutta questa sensibilità, le antenne che si vedono dappertutto, le speranze che vi portate dietro. È sempre qualcosa di molto toccante quello di riuscire a viverci, perché poi la musica è il massimo dell'incontro, è l'incontro dell'invisibile, è quello che non si vede, è tutto quello che in qualche modo rappresenta il vero cuore della nostra esistenza, e questo scambio è veramente unico. Per quest'anno quello che posso dirvi è che mi sembra sia cambiata un po' la... come si può dire? L'aria. Intanto mi fa tanto piacere aver sentito le parole del sindaco, che ha ribadito la necessità di proteggere non il brand, ma proteggere la storia, perché poi se tutto diventa brand, diventa come si può dire, diventa un'operazione commerciale, mentre invece ho sentito e sento, questa è una cosa che mi fa piacere perché mi porto dentro, la necessità di proteggere questo, questa bella opportunità, questa bella occasione. E io in fondo, con i sette insegnanti che incontrerete in questi due giorni, tutto sommato ho proprio anch'io il compito di proteggervi, e quindi di proteggervi anche un pochino da voi stessi, da un eccesso di, come si può dire, non tanto di energia nel voler perseguire le cose, ma nel calmare l'eccesso di questi elementi, nel darvi dei consigli per riuscire ad affrontare meglio anche le audizioni, nel dirvi che è vero che voi oggi avete scritto una canzone, ma questa canzone può essere migliorata in futuro, perché magari adesso ha delle lacune che poi troverete, potrete misurare magari con persone che sono in grado di rapportarvi insieme a voi. Da dove arrivi? Abruzzo, Castel di Sangro. Che ti presenti con la tua canzone, cosa sì, fai? Assolutamente, una canzone in inedito che ho scritto l'anno scorso che parla di me. Scusa. Come ti chiami? E come ti chiami? Pallotta. Pallotta e poi? Maurizio, però come nome d'arte tutti quanti mi chiamano Pallotta, quindi Pallotta. Sì, sì. Ma il brand Sanremo, Area Sanremo, è talmente importante che io lo sapevo che sarebbe andato bene. Poi la qualità dei personaggi che ricoprono ognuno il proprio ruolo, è inutile che lo debba dire, io che sono un avvocato e non conosco il vostro mondo. Quello che vi dico è intanto che io dico sì, godetevela, divertitevi, ma vi auguro invece di realizzare il vostro sogno. Se non è vincendo il Festival di Sanremo, comunque da qua si può iniziare un percorso importante. Da assessore al turismo vi dico che voi in questo periodo siete linfa importante per Sanremo, e quindi dovete farci divertire non fuori dalla città. Area Sanremo, i giovani che vengono qui allietano i cittadini e i turisti facendoci anche un po' divertire, per cui divertitevi anche un po' in città, fateci divertire, ok? Fate diventare un po' più giovane questa città, che dovrà sempre più essere la città della musica, perché io non vi nascondo che Sanremo è città della musica soltanto in determinati periodi, sarebbe bello trasformarla nella vera città della musica, ok?